Sono le voci dei bambini delle scuole slovene Cirillo e Metodio e Fran Milcinski a chiedere di fermare l'abbattimento degli alberi della pineta di Cattinara. Questa mattina una squadra di operai si è presentata sul posto per iniziare a delimitare l'area in vista della realizzazione del cantiere, che prevede la creazione del nuovo burlo, l'ingrandimento degli spazi dell'ospedale con annesso parcheggio interrato. Una scelta sin dall'inizio contestata da una parte della cittadinanza, sfociata poi in un comitato, avallata da una raccolta firme che ha collezionato oltre 10.000 sottoscrizioni per chiedere alla regione un ripensamento. Senza alcun avviso alla cittadinanza, al personale ospedaliero, al personale scolastico, ai bambini, ai genitori, questa mattina dopo le 7 alcuni operai hanno ripreso a perforare questo muretto che divide la pineta di Cattinara da via Valdoni e a metterci sopra dei tubi per realizzare delle inferriate. Non c'è neanche un cartello di cantiere, non c'è appunto nessun avviso da nessuna parte. Noi diciamo che si fermino di fronte a questa follia, che sarebbe un danno per tutti questi bambini della scuola media e della scuola elementare slovena di Cattinara, ma per tutti gli abitanti di Cattinara, per tutto il personale ospedaliero, i degenti e per tutta la cittadinanza. I bambini delle due scuole vicine oggi erano pronti a frequentare la pineta in occasione della giornata nazionale degli alberi, che cade proprio il 21 novembre. Ma oltre a questa occasione, quello spazio verde rappresenta uno sfogo cruciale per gli alunni, che lo hanno sempre visto un po' come il loro giardino scolastico. La petizione di 10.236 firme che avevamo inviato il 2 dicembre ancora dell'anno scorso a tutta una serie di enti pubblici è stata cestinata, accantonata, ignorata. Sono degli schiaffi dati alla cittadinanza.